Anche io aderisco alla protesta dei pastori sardi, però in questa azienda non ho maiali, quindi se lo beve il cavallo, il mio latte di pecora, che con sacrificio monto stasera, è con una spesa che si aggira intorno ai 10-15 euro. Dunque, io volevo dire a quei fenomeni che su Facebook dicono che il nostro latte, piuttosto che essere buttato per terra, deve andare alle persone bisognose della Caritas, voglio proporre una cosa: domani mattina vengono da me, io vado da loro, le porto 20 litri di latte. Nel frattempo il mio cavallo continua a bere il latte, 20 litri di latte di pecora. A quel punto loro lo bevono, ma se ne lo buttano, se lo tornano a pappare, perché non stiamo parlando del latte di mucca, non stiamo parlando del latte pastorizzato, perché il latte di pecora è uno dei più grassi che esista e uno difficilmente digeribile. Dunque, se non è pastorizzato, lavorato o trasformato in formaggio, tu non lo bevi, quindi smetti di fare il fenomeno, che magari possiamo andare anche d'accordo. Questa cosa deve sensibilizzare tutti, che sia un impiegato pubblico, che sia un pensionato, ma dobbiamo essere uniti e forti. Nel frattempo il cavolo ha finito di bere. Ciao.